www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Ora siamo qui nella abitazione della signora Croce. Come Cravizzoli passa la sua vita durante il giorno, essendo sola? Come la passa? Come la passa, Gioia? La passo sola a lavorare qualcosa a qualcuno, senza che mi affronto. Fare presene, fare calzette, fare sciarpe, fare calzette, tutto quello che mi occorre. A ieri è passata, mi va a cattare le medicine, un fratello e una sorella mi conoscevano da qua vicino, dice: "Sacro, dice, ma va a zizzare sto braccio". Mentre si è andata a vivere il vuoto che c'è d'oliva e c'è dentro lo braccio. E io non avevo niente, mi hanno dato una zucchina e quattro pomodoro così. Ma viene messo anche due pepe, cioè, se no pepe non ne mangio. Per farci capire, ma io ho campato la vita così, sfortunatamente con le ragazze. Ecco, le ragazze. La mia casa era piena. 8, 9, tutte le ragazze che lavoravano e ci imparavo a lavorare tante cose. Ecco. Cagnini mie. Casa mia. E cosa insegnava? Cosa insegnava? Ci ho imparato a uno a fare le maglione, a uno ci imparavo, con fine che si imparava a filare la lana, a filare la lana. L'altra ci imparava qualche cosa della macchina, delle ponte. Comunque, la mia casa è stata commerciata così. Ci veniva una vecchiaretta, ma però chi te aveva sa che morirà, la Mennella si chiamava, Mennella Caterina. Hai capito com'è stato il fatto? Pierina Marotta, le figlie di Rosa, come si chiamavano? E vabbè, a noi non interessa un po'. Tutte le ragazze, ci voglio dire. C'erano 9, la Carrabetta, tante e tante ragazze venivano, dato che c'era la compagnia e mi facevano registrare la mente. Poi veniva la figlia delle Cecchette, della Menose. 88 anni, sono pochi o sono molti? No, sono stato per me troppo lunghe. Ma perché troppo lunghe? Perché io ho avuto tanta solitudine ora. Ma è stata sempre sola? I ragazzi si sono sposati tutti. Ogni tanto vengono Pierina Marotta, viene la cognata, viene qualcuno che passa, ma poi sono sempre da sola, specie erano un poco donne qua, la sera sola, mi chiudo. E allora mi risponda, da qualche tempo a questa parte vengono le ragazze della Misericordia. Vengono per farmi un po' di coraggio e di compagnia. Ecco, come si dimostrano nei suoi confronti? Vengono come figli, non come estranee. Io cosa ne dire per coscienza? Adoquate, pulite, ho stato io a offrirci qualche cosa, dice no, non lo pigliamo. E per esempio qualcuna di loro, li sai i loro nominativi? Come si chiamano? Non ricordo, aspetta. Adriana, l'altra che si chiama, è più lunga con le capelle lunghe. Jessica. L'altra ancora aveva le capelle lunghe pure. Antonella, un uomo venuto. Ecco. Giovane, Vincenzo La Greca, sì. È venuto a casa mia l'altro giorno e mi ha fatto tanto piacere. C'è Maria Carmela. Mentre mi portano un bambino con la faccia al collo torto e quello ragazzo si è messo a greglio a farlo, io ci sono fatto dalle masseggiature e se n'è andato bene il ragazzo, poi quella che l'ha portato mi ha quindi portato. Quindi si è improvvisata medico? Mi ha portato un poco d'uva e mi ha portato un poco di frutta. È chiusa la parete, sì. Hai ecco. Capito? Allora non è sola. No, sola la sera ci sono. Anche il giorno quando fa caldo,
tempo, tempo cattivo non viene nessuno, Gioia. Nella sua solitudine, cosa le passa per la mente? Sto da io che fare. Quando mi sento di lui c'è che l'aio malto, te devo operare. Faccio qualcosa, ma ora non faccio niente. Io mi sento un rosario a sera, è tutto lì. Non faccio niente più. Hai capito? Come quindi fatto? Vive con il rosario? Rosario tutte le sere. Tutte le sere. E c'ho la radio proprio a messa alla cosa. Trovo la messa la domenica, la trovo precisa. La mattina quando mi alzo, sono le 8, mi sento la messa. Che la dicono verso via Reggio, via Gerabuntata. E c'è la messa tutte le mattine. E il caffè se lo fa lei? Ah? Il caffè se lo fa lei? No, caffè non prendo, no. Mai caffè, mai mi facevo tè e ho tè mi andava male. Ma la colazione del mattino in che è cosa mattina, consiste? Per dirci il vero, io avevo un anno e mezzo che mi compro la ricotta nelle... Quindi colazione a base di ricotta fresca. Sì, che non posso mangiare altro. A mezzogiorno un po' di pasta con la zucchina, con pomodoro, mezzo pomodoro che sia grosso. E poi basta, e poco di carne di pollo, non mangio niente. Ok, signora Croce. Noi la ringraziamo di questa intervista che io ci ha rilasciato. Sto dicendo il giusto, preciso, come fosse davanti Gesù sacramentato. Ecco. Questo ce lo dico. E allora noi la salutiamo di questa intervista che ci ha rilasciato e le auguriamo tanta serenità e tanta buona salute. Speriamo a Dio che concede qualcosa. www.castelloincantato.it La notizia corre in rete.